Rieccomi, secondo video. Si parla sempre di Weapon Change. Hanno veramente cambiato un sacco di roba. Andiamo un attimo a vedere quello che hanno sistemato. Hanno sistemato la IA Helper Improvement, che Lime Helper Improvement, che credo sia solo ed esclusivamente per Xbox, anche perché noi non abbiamo un aiuto alla mira su PC, di conseguenza sarà plausibilmente sul Xbox. E hanno anche cambiato gli effetti del fuoco, quindi del burning. Molto carino, sinceramente. Fa un flash molto grosso, quindi di notte è plausibile che potremmo essere infastiditi da l'effetto del lancio della bomba. E in più hanno cambiato finalmente, al meglio hanno reworkato finalmente, la penetrazione dei proiettili e quello che possono penetrare. Attenzione, questo è il primo cambiamento che avviene anche con quello successivo che adesso vi andrò anche a spiegare, che renderanno il gioco molto molto più complicato. Bene, noi vediamo qua un Winfield a circa una cinquantina, forse più, distanza dalla staccionata classica, ok, che tra l'altro dovrebbe essere Slaughterhouse questa qui. Quando lui va a sparare con l'arma provoca dei danni, ok, penetrazioni. Le prime ovviamente colpite, che sono la classica staccionata iniziale, sono state penetrate di poco, ma sono state penetrate, come vedete è giallo non verde, ok, questo vuol dire una penetrazione parziale, e di conseguenza se ci fosse stato un Hunter dietro sarebbe stato colpito, ma praticamente con quasi nessun danno. Il blu e il viola invece riguardano la non penetrazione, il blu su del metallo, quindi l'Hunter sarebbe totalmente protetto, mentre come vedete a una distanza ancora maggiore sparata, e ovviamente che non ha penetrato la lastra iniziale ma è passata attraverso un buco, quando ha impattato contro la seconda, quindi più distante, parte di legno, non penetra neanche questa, quindi un Hunter qui dietro non sarebbe comunque stato colpito. Questo cambiamento è stato fatto anche tramite il... Allora, questo qui invece su un muretto con una Cadwell, sul muretto ovviamente non c'è il trapasso, è rosso come potete vedere, stessa cosa, fucile a pompa, questo è quello che mi interessava di più farvi vedere. In pratica col fucile a pompa a una certa distanza, in questo caso saranno sui 7-8 metri, forse anche 10, noi non riusciremo a penetrare la prima staccionata, ma dovremo essere veramente, come potete vedere, veramente vicini, ok, per poterla trapassare. E ovviamente ci sarà un trapasso parziale, quindi il danno verrà totalmente diminuito. In questo caso noi dovremmo essere a 2, massimo forse 5 metri, per poter attraversare l'oggetto e colpire il nostro avversario. Più lontano è totalmente inutile. Questo è il primo cambiamento forse forte che c'è in Hunt e che rende il tutto molto più complicato per tutti coloro che utilizzano, comunque sono molto propensi a sparare attraverso, che ne so io, i pavimenti, le mura, le varie mura, perché si vede attraverso il muro tramite bug, o comunque quando si ingaggia qualcuno, chi ingaggia ha molta più difficoltà a colpire l'avversario. L'ultimo e non meno interessante cambiamento è dato dalle piante, che attualmente venivano messe sullo stesso piano delle pareti di legno, ok, che sono spesse 2-3 cm le pareti di legno. In questo caso gli alberi, essendo molto più grandi, diventano oggetti impenetrabili. Quindi in qualsiasi caso noi non potremo, se vedremo un Hunter dietro un albero, colpirlo se non attraverso l'albero, come succede invece attualmente in gioco. Quindi secondo me è un cambiamento abbastanza drastico, anche perché hanno cambiato poi la mappa, ma lo vedremo nel video successivo, parecchie cose, hanno inserito veramente veramente parecchi alberi. Quindi adesso gli alberi diventano un buon riparo, finalmente oserei dire. Questi cambiamenti ovviamente vanno a sommarsi con questi. Qui bisogna fare un attimino un discorso un po' più generale. Cambia completamente la direzione del gioco, completamente. Ma andiamo un attimo a vedere il perché. Prima di tutto non si possono più lootare le armi degli Hunter bruciati. Quindi questa già è una cosa in più. Sono state, vabbè, aumentate le animazioni,
implementazioni generali, ok, ma quello che a tutti noi interessa è questo. In pratica hanno inserito, per rendere tutto il più realistico, la velocità di uscita del proiettile. Per i meno esperti, ok, la velocità di uscita del proiettile è un modo per rendere le armi diverse l'una dall'altra. Attualmente in gioco, se noi spariamo con un Winfield a 50 metri o con un Lebel a 50 metri, il proiettile arriva con la stessa velocità nella stessa maniera. Essendo che cambia però il proiettile, uno è un long e l'altro invece è un compact, se non ricordo male, del Winfield, ovviamente il danno è leggermente diverso, ma la distanza in cui colpiscono è la stessa. Quindi se noi abbiamo un Mosin-Nagant che spara in teoria a 100 metri e un Winfield che in teoria ne spara a 30, noi potremo comunque sparare a 80 metri ugualmente con entrambi. Quindi potremmo mirare alla testa di uno, con il Winfield ovviamente ci vorranno 2-3 colpi per ucciderlo, con il Mosi uno solo, ma comunque il proiettile arriva. In questo caso il proiettile ha una distanza realistica, di conseguenza se il Winfield spara a 30 metri di distanza, sopra i 30 metri il Winfield non farà quasi più danno, perché la velocità di proiettile diminuirà drasticamente. Non c'è ancora la curva di caduta del proiettile, che secondo me a quanto pare, vista l'andazzo che sta prendendo Crytek, metteranno in una patch successiva, ma in questo caso già è un cambiamento enorme. Vuol dire che adesso tutti coloro che utilizzano le Bell, Spark, Mosin-Nagant, andando sulla lunga distanza, quindi quello che deve fare quel fucile, saranno avvantaggiati enormemente con persone che utilizzano il Winfield, che utilizzano il Vertelli. Questo è un cambiamento enorme, veramente enorme, soprattutto per l'utilizzo anche delle pistole, ok? Perché rende il tutto molto più realistico e dovremmo tenere conto di quello che ci portiamo dietro e della distanza in cui ingaggiamo. Per me è il cambiamento più bello che abbiano fatto in Crytek, che finalmente lo stavamo, che io almeno ne stavo parlando 2 settimane fa con i miei colleghi in TS, e beh, mi hanno a quanto pare ascoltato, avrò delle cimici, perché lo hanno inserito finalmente. L'altro cambiamento che non è di poco conto è questo qua. In pratica, quando noi andremo in AIM, in quasi tutti i giochi in cui c'è un AIM da poter utilizzare, prendiamo Arma, prendiamo Overwatch, prendiamo FPS in generale, Battlefield, ok? Quando noi andiamo in AIM, quindi in mira, possiamo normalmente trattenere il respiro o automaticamente la nostra mira diventa molto più precisa perché il personaggio in automatico trattiene il respiro e ci rende la mira molto più stabile e di conseguenza abbiamo un aim maggiore. In questo caso Crytek non l'ha mai fatto, okay, non ha mai fatto questo cambiamento, bene, l'hanno inserito. Quindi noi adesso, ogni volta che noi andremo in mira, soprattutto chi utilizzerà magari i fucili con il telescopio, avrà una mira migliore e di conseguenza potrà essere molto più efficace sulla lunga distanza. Questo è un ottimo cambiamento che va a sposarsi egregiamente con quelli detti in precedenza in questo video e soprattutto in quello precedente. Secondo me è veramente veramente un ottimo cambiamento. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e se queste cose che sono state, che vogliono essere inserite nel PTR, nella patch 1.0, vi sconquifferano o no. L'ultima cosa ovviamente è che se noi andiamo a raccattare un'arma con lo scope da terra, lo scope sarà rotto, quindi niente di particolare e niente di assurdo. Proseguiamo un attimino, andiamo un attimino un pochino più veloci. Palai, eccoli qua. L'altro cambiamento per quanto riguarda le armi vale sui barrel, quindi sui bariloni esplosivi che troviamo in giro per la cosa. Attualmente noi dobbiamo sparare al barile 2 colpi per farlo esplodere istantaneamente. Il primo colpo attiva il barile e il secondo colpo lo fa esplodere. Oppure possiamo sparare un colpo solo e aspettare che il barile esploda dopo, credo, 2 secondi, una roba del genere. In questo caso non c'è più il delay, quindi non c'è più questo delay, è stato tolto. Noi quando spariamo al barile, il barile esploderà istantaneamente. Inoltre sono stati inseriti il fumo del barile che esplode e il fumo del colpo dell'arma, che dovrei riuscire a farvi vedere. Vedete, lui arriva di fianco alla trip mine, attiva la trip mine, boom, ed esplode istantaneamente. Quindi non
non è niente male. Vedete il fumo nero che esce, vabbè, la tripmine, e il fumo nero che arriva giù della, della cosa. Per quanto invece riguarda il, adesso dovrebbero farvelo rivedere, guardate, boom, esplode istantaneamente, fumo nero, niente male. È un cambiamento non tanto drastico, se non per me, perché io ho Slade come compagno e voi non avete idea di che problema sia. Lui adora far esplodere i barili a fianco a me e normalmente mi avvisa dopo che ha sparato il primo colpo, quindi sarà un po' un caos averlo di fianco mentre distrugge finestre e spara barili. Comunque questa è la differenza. Un'altra cosa che hanno inserito, eccola qua, vabbè, una stupidata. In pratica, quando noi lanciamo una dinamite o comunque un qualcosa su un oggetto rompibile, normalmente quell'oggetto faceva da muro e ci rimbalzava la roba addosso. In questo caso viene rotto e la roba passa oltre, ovviamente rompendo l'oggetto in questo caso. Altre cazzate, hanno inserito ovviamente le poison barrel, quindi andando comunque sull'onda del cambiamento delle poison bomb e delle hive bomb, hanno inserito i poison barrel, quindi i barili di veleno, ok, e hanno fatto dei cambiamenti nella mappa, che però andremo a vedere nel prossimo video. Quindi state all'occhio e andate sul video numero 3.